in compagnia di Marina Raponi, che è un'artista ed ideatrice di questa performance di cui state vedendo le immagini sovrimpresse, che ha coinvolto gli studenti del liceo Pilar Bertelli. Si è composta appunto di quadri statici, poi magari Marina ci spiegherà bene di cosa si è trattato, e vediamo un pochino di parlare con lei, un po' come le è venuta in mente questa, come ha elaborato questa opera, sostanzialmente questa performance, e se avrà un seguito anche in altre scuole o in altri ambiti, coinvolgendo sempre dei ragazzi sui quali penso seminare sia diciamo la fascia di età, proprio questa del liceo, la cosa più produttiva per un futuro migliore, sostanzialmente, cioè senza violenza in generale e ovviamente in questo caso senza violenza sulle donne. Grazie. Dunque, l'ispirazione mi è venuta osservando questi tempi difficili, ma contemporaneamente tempi di grandi cambiamenti. Sono convinta che in un'epoca come questa si possa determinare il cambiamento. Quindi mettere fine per sempre, passettino per passettino, ci vorranno anni, però credo che possiamo lasciarci le espressioni di violenza alle spalle. In seguito all'evoluzione di questa epoca, penso che si possa fare, considerato che siamo in un'epoca in cui stanno accadendo grandi cose. Si combatte per la prima volta il razzismo in maniera concreta. La donna per la prima volta si sta prendendo il suo posto, per ora qui in Occidente, ma la strada è aperta. Per la prima volta si difendono gli animali. Per la prima volta si difende l'ambiente in questi ultimi decenni. E questi sono cambiamenti impossibili da non notare ed apprezzare. Quindi in un'epoca del genere, appunto straordinaria secondo me, con tutte le sue problematiche, credo che si possa fare, si possa iniziare a lavorare in maniera concreta, e da qui nasce l'idea del giuramento, che ovviamente è una cosa simbolica, perché è giusto che non bisogna adoperarsi della violenza, ma purtroppo accade tutti i giorni. Sono convinta che combattere questa cosa si possa fare in maniera pacifica, ognuno può farlo come meglio crede. Io mi adopero dell'arte, vedo che i ragazzi partecipano molto e con entusiasmo a questa cosa, e è un lavoro molto difficile per loro, però vedo che sensibilizza. E poi sono anche convinta che in età scolare si possa intervenire. E è l'età giusta, è l'adolescenza, tutto accade, tutto si trasforma, tutto si definisce. E a questo punto della vita, in un'età così giovane, appunto, si possa veramente seminare degli idealismi alti. Credo che si possa fare, influenzare in maniera positiva i ricordi futuri di questi ragazzi, quando arriva il momento difficile della vita, che arriva per tutti. Per un attimo ci si ferma, si riflette un attimo e si ricorda che un giorno è stato fatto un giuramento collettivo e che forse c'è la sua importanza. L'arte, diciamo, già di per sé, secondo me, dal punto di vista intrinseco, ha un intento etico. In questo caso ovviamente è veramente maggiormente specifico ed è l'obiettivo proprio dell'opera in sé. Ci saranno altre rappresentazioni, adesso non so se si può dire rappresentazioni, insomma, verrà inscenata questa cosa in altri posti, verrà portata in giro, fatta circolare? Io lo spero vivamente, devo dire che questo è il mio sogno. Io inizio da questa scuola che ha appunto sposato appieno questo progetto e tutto è nato qui. E il mio sogno è portare questo giuramento, questo progetto in più scuole possibili. Va bene, allora Liberty TV seguirà questa evoluzione di questa attività. Ringraziamo Marina Raponi.